Aiutare gli altri per aiutare se stessi. Qualsiasi libro di crescita personale, di crescita professionale, ti dice che devi aiutare gli altri così aiuti anche te stesso. Addirittura ci sono i libri di marketing che ti dicono di partire per aiutare gli altri in modo che tu possa essere più attraente per i tuoi clienti. In ogni caso, prima di aiutare gli altri, devi cercare di capire qual è il tempo per te stesso, come puoi aiutare te stesso, quali sono le cose che puoi fare per te stesso. Se vuoi aiutare gli altri, prima devi respirare bene tu. Cosa intendo dire? Se io ad esempio non sono in equilibrio con me stesso, non lo devi confondere con la forma. Se io non sono in equilibrio con me stesso un giorno, magari non registro un video, oppure devo incontrare un cliente, se posso posticipo. Tu devi essere un po' prima egoista, partire da te. Solo in quel modo puoi iniziare ad aiutare gli altri. Pensa all'hostess, pensa allo steward in un aereo, quando tu devi decollare. Qual è la prima cosa che ti dice? Nel caso dovesse succedere qualcosa, devi assolutamente tirare giù la mascherina e respirare bene prima tu. Solo in quella maniera riesci ad aiutare gli altri. Se non respiri tu, come fai ad aiutare gli altri? Perché ti indebolisci, non sei capace, non riesci ad aiutare per bene gli altri. Se lo fai, lo fai in modo sbagliato. Se pensi alla metafora che ti ho appena raccontato, non respiri bene. Quindi pensa in quello che stai facendo. Qual è la prima cosa che devi fare? Qual è il tempo giusto da dedicare a quello che vuoi ottenere? Se c'è un progetto che hai in testa, qual è la prima cosa da fare? Ricordati, qual è la prima cosa, qual è il livello base, come puoi partire tu dalla prima cosa. Se vuoi aiutare gli altri, devi respirare bene prima tu e poi puoi aiutare gli altri o te stesso. Ciao, benvenuto a bordo del canale di Giuseppe Franco. Nel caso non ti dovesse piacere il video, ti ricordo che le uscite di sicurezza sono a destra o a sinistra. No, il tasto X è in alto.